Un dato importante è quello che in Italia lo spreco alimentare vale 15 miliardi di euro, è una cifra altissima, diceva Marco, due volte il reddito di cittadinanza, quindi una cifra veramente importante. I dati sono dell'Università di Bologna, nell'ambito del progetto Seizio. Che cosa ha fatto l'ambito di Cerignola? L'ambito di Cerignola ha inteso sfruttare questa opportunità che la Regione Puglia ha messo a nostra disposizione per andare a migliorare un servizio che noi già offriamo soprattutto nel territorio di Cerignola. Lo offriamo sia attraverso la sinergia che c'è tra le tre associazioni, Croce Rossa Italiana, SAFE e Monsignor Antonio Palladino all'interno della Casa della Solidarietà, altre associazioni che lo fanno in altri contesti e il grande lavoro che fa la Caritas e il mondo parrocchiale qui a Cerignola. Abbiamo provato a metterci in rete, sotto alcuni punti di vista ci siamo riusciti, però mi rendo conto che c'è ancora un percorso da fare. Noi, come tu, premetto che la mia parrocchia è una parrocchia che lavora come lavorano tutte le parrocchie di Cerignola, quando non ci sono più bravi e più cattivi, le parrocchie bene o male lavorano tutte. I parroci lavorano tutti e tutti cercano di dare delle risposte a quelle che sono oggi le richieste della gente, che ti assicuro sono tantissime. Il tema nevralgico l'hai toccato tu, il sommerso, perché io sono convinto di una cosa, che una buona, non mi far dare i numeri perché non mi piacciono i numeri, ma una buona percentuale di persone che hanno bisogno oggi non vengono per un fatto di dignità, né alla Casa della Solidarietà, né alla Parrocchia Sant'Antonio e né da nessuno, e vivono davvero nella povertà più assoluta. Allora, l'obiettivo che noi come parrocchia ci siamo posti è quello, attraverso un'organizzazione, lasciatemi passare il termine, capillare, che significa le persone che abitano nelle strade sanno più o meno chi è quello, chi è quell'altro, un tempo si chiamavano i capistrada questi qua, e segnalano, dice, quella persona, quella situazione. Allora poi, attraverso tanti canali, si cerca di far arrivare qualche cosa a quelli che non vengono a bussare alla porta di nessuno e che hanno davvero bisogno. Il cibo, con la parola avanzi ovviamente, è il popolo, cioè le comunità delle persone che si attivano contro la lotta allo spreco di cibo. Perché guardate, diciamo, il più grosso problema diciamo, che secondo me c'è dietro questa, diciamo, un po' la retorica della lotta allo spreco è che questo, diciamo, il tema dello spreco alimentare è una roba che riguarda qualcun altro. 4 italiani su 5 intervistati dicono: sì, mi rendo conto del problema, ma non sono io a determinarlo, è quell'altro. In realtà poi non è così, cioè se noi deleghiamo il problema della lotta allo spreco di cibo semplicemente alla Caritas, all'associazione Pinco Pallo, alla Croce Rossa e quant'altro, non abbiamo capito il cuore del problema. Allora, siamo questo pomeriggio qui a Cerignola, alla Casa della Solidarietà, intitolata a Salvatore La Salvia, per presentare il progetto Equazione, un progetto che è la lotta agli sprechi alimentari, proprio per passare alla seconda fase rispetto a quello che abbiamo fatto in 2 anni e mezzo qui alla Casa della Solidarietà con le 3 associazioni che ci supportano in questa attività. Abbiamo delle risorse a disposizione dell'ambito di Cerignola, intendiamo metterle in campo affinché questo servizio diventi un servizio sempre più utile al territorio.